Misteria gloriosa. Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem cieli et terre, et in Iesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad exteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos, et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Pater Noster, qui es in Celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In primo misterio glorioso consideratur, resurrectio Domini nostri Iesu Christi. Pater noster, qui es in Celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In secundo misterio glorioso consideratur, ascensio Domini nostri Iesu Christi in celum. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, neduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In tertio misterio glorioso consideratur, descensus Spiritus Sancti Paracliti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quarto misterio glorioso consideratur, assumptio beatissime Virginis Mariae in celum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quinto mysterio glorioso consideratur, Coronatio Beatissime Virginis Mariae in Cielo. Pater noster qui es in Celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos suos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Prosumo Pontifice ad indulgentiam lucrandam. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos al malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie.
Signore. Astri del cielo, benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Acque sopra il cielo, benedite il Signore. Potenze del Signore, benedite il Signore. Piogge e rugiade, benedite il Signore. O venti tutti, benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa Santa Messa è celebrata in suffragio dell'anima di Lucia. Fratelli e sorelle, per celebrare meno indegnamente possibile i santi misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia del Signore, riconosciamo le nostre miserie. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, donaci di orientare sempre a Te la nostra volontà e di servirti con cuore sincero, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando soffriva se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme, donaci Signore il tuo amore, in te speriamo. Donaci Signore il tuo amore,
Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, anche per questa domenica il fil rouge, la chiave fondamentale di lettura della liturgia della parola che ci propone la Chiesa a meditare è la passione di nostro Signore, l'azione redentiva. Quell'atto con cui Egli ci ha salvato. La prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia ancora ci fa ascoltare un altro dei canti del servo del Signore, del servo di Yahweh, e l'annuncia che offrirà se stesso in sacrificio di riparazione. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. La risurrezione.
e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Perché molti? Perché il Signore salva tutti quelli che vogliono essere salvati. Non salva tutti indistintamente. La salvezza è per tutti. È per tutti, è universale. Però di fatto sarà per molti. Perché? Perché non tutti vogliono accettarlo questo bene. Salverà solo quelli che lo accettano, quelli che assecondano la sua volontà. Il prezzo della salvezza qual è? È appunto la morte del Signore, che con la sua morte salverà molti. E qui la prima considerazione che ci viene da fare: per colui che è stato provato in tutto, abbiamo ascoltato nella seconda lettura, come noi, conosce le nostre miserie fuorché il peccato, è che il peccato non deve essere davvero una piccola o poca cosa. Se per liberarci dal peccato Dio ha dato suo figlio e lo ha dato in questo modo drammatico, cruento, non è cosa piccola, non è cosa da poco. Nel Vangelo, la prima cosa che apprezziamo del Vangelo, che avviene subito dopo questo che abbiamo udito, questo dialogo tra i figli di Zebedeo, Gesù e Gesù che spiega qual è il vero grande tra i suoi discepoli, avviene dopo il terzo annuncio della passione. Gesù annuncia la sua passione, il figlio dell'uomo sta per essere torturato, ucciso, consegnato, ucciso. E subito dopo aver parlato di questo, guardate che contrapposizione, i figli di Zebedeo gli chiedono di sedere nel suo regno, uno a destra, uno a sinistra, i posti d'onore, ma non sapevano quello che chiedevano. Perché? Perché avevano ancora una concezione miserabile del regno di Dio, la stessa concezione che aveva il popolo di Israele, cioè un regno terreno, un regno di cui allora tu dovrai essere ucciso, benissimo. Pensiamo al trionfo, vogliamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E non solo loro erano così imperfetti, ma tutti gli altri. Perché quando gli altri sentono che quei due hanno osato chiedere i posti d'onore, si indignano, perché li avrebbero voluti loro. Ed è molto bello questo, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo apprezzare in questo, anzitutto, la grande umiltà degli apostoli, che non hanno tenuto nascoste le loro imperfezioni, le loro magagne, le loro superbie, le loro miserie nel predicare il Vangelo. Signore, anzi, ha disposto che le dicessero queste cose, soprattutto San Pietro. Infatti il Vangelo di Marco è quello predicato appunto da San Pietro. Perché lo ha permesso? Per attestare la veridicità di quello che dicevano coloro che sarebbero diventati le colonne portanti della Chiesa, le 12 colonne della Gerusalemme celeste. La nostra fede è fondata sulla fede degli apostoli, che erano uomini come noi, fratelli e sorelle, con tutte le miserie come noi. Allora, se il Signore con il suo spirito in essi ha fatto dei miracoli così grandi, perché ha preso un manipolo di 12 uomini imperfetti, con tutte le miserie di questo mondo, superbi, miserabili, e ne ha fatto dei santi giganti, posti a fondamento dell'edificio della Chiesa, beh, c'è speranza per tutti noi, se lasciamo fare il Signore, se lo facciamo agire, se sappiamo farci da parte per lasciare spazio al suo spirito e all'azione che Egli vuole compiere in noi. Però, cari fratelli e sorelle, questo è un concetto su cui ritorno spesso. Se noi siamo pieni di noi stessi, pieni dei nostri giudizi, delle nostre opinioni, delle nostre considerazioni, come facciamo fare? Come facciamo agire il Signore in noi? Per farlo agire noi dobbiamo svuotarci di noi stessi, non essere più noi che viviamo, ma Cristo che vive in noi. Dobbiamo farci da parte e lasciare agire Lui. E per assurdo, quanto più ci facciamo piccoli, quanto più ci facciamo umili, quanto più ci abbassiamo, tanto più il Signore si servirà di noi e farà meraviglie, perché si veda che è opera sua e non opera nostra. Perché noi senza di Lui non possiamo fare niente.
tornando al passo del Vangelo, è proprio, come dire, stridente questa contrapposizione, no? Tra l'annuncio della passione e la richiesta della gloria. No, fratelli e sorelle, noi tutti, gli esseri umani, cerchiamo sempre di evadere alla sofferenza, cioè la sofferenza ci spaventa, la tribolazione, no, Signore, per gli altri. Certe volte magari ci sentiamo anche ispirati a dare qualcosa in più, e però abbiamo paura di dire sì al Signore, perché no, questo non me lo chiedere, Signore, questo no. Siamo spaventati da quello che ci potrebbe chiedere il Signore, da quello che potremmo vivere, visto che il nostro Maestro è passato attraverso la passione, il Venerdì Santo, la tribolazione, e che queste cose, le sofferenze, le tribolazioni, oltre a essere stati strumento di salvezza scelto dal Signore, Lui non le ha risparmiate a nessuno dei Suoi più cari amici, tant'è che Santa Teresa di Gesù, che con il Signore ci parlava, un giorno ebbe a dirgli: ma Signore, ma Tu i Tuoi amici li tratti tutti così? E Gesù gli disse: sì, ecco perché ne hai pochi, perché spaventa la sofferenza, ci fa paura. E allora ecco che invece di scegliere la sofferenza, le tribolazioni, andiamo a cercare la gloria, la buona fama nel mondo, le ricchezze, tutte cose che come cristiani dovremmo disprezzare in realtà, perché Gesù ce lo fa capire subito. Gesù disinganna subito i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, e gli fa capire che chi vuole avere parte alla sua gloria deve bere l'amaro calice della sua sofferenza. Non sapete cosa chiedete. Voi potete bere il calice che io bevo e ricevere il battesimo che io ricevo? Cioè, collega la sua gloria alla passione, alla sofferenza. E loro dicono: sì, non sapete quello che chiedete, non lo sapete. Però poi guarda nel loro futuro e ve li vede. Vede quel calice, vede quel battesimo, sia per Giacomo che per Giovanni. Entrambi moriranno, no, Giovanni no, però la festa di Giovanni Evangelista e Apostolo si festeggia in bianco, però è stato messo a durissima prova. Entrambi berrete, entrambi sarete miei testimoni e berrete questo calice. Però, dice, sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me, ma è coloro per i quali è stato preparato. E nel passo del Vangelo sinottico di Matteo, passo parallelo, aggiunge San Matteo: preparato dal Padre mio, con un decreto dall'inizio dei secoli, per chi è stato preparato? Beh, noi lo sappiamo che alla destra del re siede la regina in ori di Ofir, quindi è stato preparato per la Madonna, perché la quantità di meriti acquisiti da lei è impareggiabile, e perché quel calice che Gesù andava a bere lo avrebbe condiviso in quella stessa occasione proprio con sua madre, proprio con sua madre. Infatti mi sembra che qui vi sia un chiaro riferimento alla Madonna. Questa è un'opinione totalmente mia, personale, quindi non la prendiamo come un fatto dogmatico che è proposta alla fede dei fedeli, però a me sembra che sia così. Perché? Perché se è stato preparato dal Padre con un decreto eterno, mi viene in mente la bolla di Pio IX con cui il Papa Beato proclamava la Madonna Immacolata. In quella bolla il Papa scrive, bolla dogmatica quindi di grande validità, scrive che con un unico e identico decreto il Signore prima dei secoli ha voluto Cristo e l'ha voluto per Maria. Ha voluto Cristo e Maria insieme. L'ha pensati da prima della creazione, ha pensato Maria. Prima ancora di creare tutte le cose, ha fatto tutte le cose in vista di Cristo. Sì, ma in vista di Cristo attraverso di Maria. E l'ha associata all'opera redentiva del Figlio in tutto e per tutto, socia del Redentore. Perché? Perché era presente lì, perché la redenzione comincia con l'incarnazione. Se non fosse stato per lei che diceva si faccia di me la tua parola, non avremmo avuto Cristo per mezzo di Maria, non si sarebbe adempiuta la volontà di Dio. Ecco, lei che ha fatto la volontà di Dio più perfettamente di ogni altra creatura, e dicono i teologi, ecco lei che ha una quantità di grazia iniziale, cioè prima
dell'incarnazione di Cristo, prima che il Verbo eterno prendesse carne nel suo grembo, lei aveva una grazia tale che solo lei ne aveva di più di tutti i santi, di tutti gli angeli messi insieme. Quindi mi viene in mente da pensare che se c'è qualcuno seduto alla destra di Gesù, dell'umanità di Dio in Gesù, quella è Maria, che è la regina. Peraltro, cari fratelli e sorelle, nella seconda lettura abbiamo udito come l'autore dice di accostarci dopo aver detto che abbiamo un sommo sacerdote, il mediatore che è Gesù, che è dinanzi al Padre, che ha provato tutto quello, che sa quello che noi abbiamo sofferto, di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Questo versetto della lettera agli Ebrei, la liturgia lo ha attribuito per secoli alla Santa Vergine. Infatti era l'introito della messa della mediatrice di tutte le grazie, la messa del cuore immacolato nel messale antico: ad eamus cum fiducia, ad tronum grazie, accostiamoci con fiducia al trono della grazia, perché se guardiamo una delle tante immagini come questa della Madonna in cui tiene in braccio il bambino, chi è il trono del bambino che è la fonte e l'autore della grazia? È lei il trono della grazia. È lei il trono della grazia, perché Gesù è sulle sue ginocchia. Allora accostiamoci con fiducia al trono della grazia, di lei che si è saputa fare, che ha saputo essere piccola, nonostante fosse la più grande e perfetta delle creature. Era tutta svuotata di se stessa e donata a Dio, povera di sé. Ha guardato l'umiltà della sua serva, canta. Ha guardato al suo nulla, eppure il suo nulla era infinitamente più perfetto e pieno di tutti noi qui messi insieme e di tutti i cristiani e le cristiane del mondo messi insieme di tutti i tempi. E allora, cari fratelli e sorelle, noi di che cosa ci gloriamo? Di che cosa spezziamo questo meccanismo diabolico che fa sì che andiamo cercando soltanto la nostra gloria, il posto migliore, il posto più perfetto, il posto più comodo, e impariamo dal Maestro, il quale ci fa capire pienamente proprio qui, quando quei due poveretti esprimono la loro miseria e la loro superbia dicendo: dacci il posto d'onore accanto a te. Lui gli fa capire che chi vuole essere il primo sia l'ultimo, deve servire. Sapete bene, coloro i quali che sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse. Fra voi non è così. Chi vuole essere grande fra di voi sarà vostro servitore. Chi si lascia dominare dal desiderio dell'eccessiva eccellenza di sé si comporta non da cristiano. Lo ha perso lo spirito cristiano, ma si comporta da pagano, come i governanti delle nazioni. Coloro che, attenzione, sono considerati governanti delle nazioni, questo non lo dovrebbero dimenticare quelli che anche oggi sono considerati governanti delle nazioni. Sono considerati, cioè gli crediamo governanti delle nazioni, gli diamo la potestà, ma in realtà il governante delle nazioni è uno solo, è Dio. E allora tremino i governanti delle nazioni quando vanno contro la legge di Dio. Se ci deve essere una gara, fratelli e sorelle, tra cristiani, non è quella per impadronirsi del posto migliore o del posto di maggior servizio o della maggior gloria o della maggior ricchezza, no, ma senza ostentazione alcuna, anzi cercando di nascondersi, dobbiamo fare a gara per prendere l'ultimo posto, perché se no non ci abbiamo alcuna fede. Perché gli ultimi saranno i primi, noi lo diciamo mille volte, gli ultimi saranno i primi, ma lo realizziamo nella vita nostra, che gli ultimi saranno i primi, che i più grandi sono quelli che si fanno più piccoli, che chi vuole essere il primo si mette all'ultimo posto, che chi vuole essere grande si fa ultimo e servo di tutti. Lo realizziamo veramente, perché questo è l'essenza del Vangelo ed è l'esempio stesso che ci ha dato colui che governa tutte le cose, il vero re che è venuto non per essere servito, ma per servire.
E allora, cari fratelli e sorelle, sull'imitazione sua, del nostro Maestro e Re, e sull'imitazione di Maria, nostra Madre e Regina, che è stata elevata sopra ogni altra creatura proprio perché si è saputa fare piccola, impariamo a liberarci di noi stessi, a far spazio al Signore, ad abbattere tutte quelle inclinazioni superbe, orgogliose, che in realtà non ci fanno grandi, ma, come diceva Sant'Agostino, ci gonfiano, ma non fanno grandi, perché grandi ci fa solo il Signore, se glielo permetteremo, se gli faremo spazio, se lo lasceremo agire nella nostra vita. E allora sì, che come con gli Apostoli, come con Maria Santissima, come con tutti i santi che hanno saputo far questo, anche con noi il Signore farà delle meraviglie. Siano lodati Gesù e Maria. E ora, cari fratelli e sorelle, professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, offriamo le nostre preghiere a Gesù, nostro Mediatore divino, affinché Egli le presenti al Padre Celeste come incenso a Lui gradito. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per il Romano Pontefice, tutti i fedeli offrano a Dio con generosità preghiere e sacrifici in suo favore, preghiamo. Per i sacri ministri, consapevoli della loro missione, curino con ogni attenzione e premura le celebrazioni liturgiche, preghiamo. Per tutti noi, riconoscendoci peccatori, offriamo preghiere e penitenze per noi stessi e per la salvezza delle anime, preghiamo. Per i governanti delle nazioni, riconoscano il primato di Dio sulla vita dell'uomo e promuovano leggi conformi ai dettami della Chiesa, preghiamo. O Cristo, che ti sei offerto come divino olocausto di espiazione al Padre per riscattarci dal peccato, concedici di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ho dimenticato.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore, umili e pentiti e accoglici. Lavami, Signore, lavami il corpo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Per questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, preghiamo per i nostri cari viventi. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo,
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore di Lucia, e dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Preghiamo per i nostri cari defunti. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Non ce la possiamo dare fisicamente, scambiamocela con lo sguardo e con tutto il cuore. Corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, che togli. Di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocavo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a me, ma ti soltanto una volta il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen.
Theodore Sumus Domine puramente capiamus, et demunere temporari fiat nobis remedium sempre eterno. Corpus tuum Domine cum sum sit sanguis quae imputavi, adereat visceribus meis, et presta quid meno remanet scelerum macula, quem pure et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnus in saecula saeculorum. Per quanti non si sono accostati alla comunione sacramentale e quanti ci seguono in diretta da casa, recitiamo la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già è avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te con il peccato. Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti. Preghiamo. La partecipazione ai doni del cielo, o Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente nella speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Per le necessità della Santa Madre Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Immacolata Madre della Chiesa, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Tu sii nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero. Noi supplichevoli lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi, non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Canto pagina 425, 425. Salve Madre del Signore.